Siamo con la preside di questo istituto, del centro alberghiero di Aviano, la preside è la dottoressa Nieve Spiva. Intanto, da quanti anni c'è qua ad Aviano questo istituto, preside? L'istituto è nato nel 1983, quindi ben 25 anni quest'anno. E iniziamo ad raccogliere i frutti, nel senso che i primi ragazzi iscritti 25 anni fa incominciano ad avere la loro bella età, incominciano ad aver fatto le loro belle esperienze, quindi avere già una carriera affermata, bravi cuochi, bravi maître. E con grande piacere li troviamo anche in bei ristoranti o a volte anche in ristoranti propri. Quanti sono i ragazzi iscritti adesso, preside? Arriviamo circa 170 ragazzi che arrivano dalle scuole medie, quindi nella fascia, li accogliamo nella fascia dell'adolescenza, la fascia molto più difficile, un'età insicura, un'età dove le incertezze sono proprio il modo di vivere di quell'età lì. Noi cerchiamo di avvicinarli all'apprendimento, di fargli capire che questo lavoro è meraviglioso, valorizzare i prodotti del posto, conoscere le culture dei popoli, e capire le cucine di vari popoli, ci avvicina e ci arricchisce molto. Preside, quanti indirizzi e quali sono gli indirizzi di questa scuola? Noi abbiamo tre indirizzi, la pasticceria, la cucina e la sala. Il primo anno il ragazzino lo invitiamo a fare un'esperienza di tutti e tre questi indirizzi. Secondo anno invece lui sceglie cosa vuol fare e il secondo anno c'è anche un periodo di stage molto importante per lui. Fatto in azienda, fa un tirocinio di 5 settimane e lì ancora di più che la scuola capisce cos'è quel mestiere. Terzo anno lo stesso, si approfondisce con stage più lunghi e sono i tre gli indirizzi che facciamo. Sì. Arrivati al momento conclusivo di questa puntata, i piatti sono pronti, abbiamo sia la millefoglie che gli asparagi gratinati, sono qua serviti per noi, pronti per essere assaggiati. Domenico ci porterà anche del Sauvignon friulano, certo, per accompagnarlo. Intanto, perché chef Sauvignon con questi due piatti? Qui, soprattutto con l'asparago e la casatella abbiamo più aromatizzazione, quindi ci vuole un vino profumato. Niente di meglio che il Sauvignon friulano, che ha questo splendido profumo. Grazie Domenico. E quindi buon appetito. Buon appetito a tutti, ringraziamo tutti quanti, ringraziamo Domenico, ringraziamo Marco Talamini, il nostro professore chef, ringraziamo Michele ed Andrea, venite qua ragazzi, ovviamente la preside, tutto quanto la preside Nieve Spiva, che adesso qua non è con noi, e tutto quanto la scuola alberghiera, grazie. Io vi mando alla prossima puntata, vi rimando alla prossima puntata, parleremo di primizie, andremo a visitare un'azienda orticola del Trevigiano, ma intanto noi vi salutiamo e gustiamo questi meravigliosi piatti. Grazie. Salute.